Benvenuti a tutti, questo nuovo tutorial riguarda, vedete, la creazione di un equalizzatore. L'ho visto fare in internet, quindi ve lo propongo anche questo e naturalmente può essere usato per le vostre creazioni, se volete creare un manifesto, eccetera, per aggiungere poi anche un testo che poi vediamo alla fine. Cominciamo quindi a vedere come eseguire questo tutorial. Cominciamo col creare una nuova immagine di queste dimensioni, vedete nuovo. 51x15x150 risoluzione e premiamo OK. Adesso vedete è molto piccola questa immagine, quindi noi dobbiamo creare il nostro pattern che ci serve poi per realizzare il nostro tutorial. Quindi adesso ingrandiamo la nostra immagine, premiamo CTRL e 0, vedete portiamo la nostra immagine a tutto schermo. Poi adesso riempiamo di nero, quindi abbiamo nero primo piano, premiamo Alt e Backspace. Adesso duplichiamo questo livello, adesso porto qui, vedete la parete dei livelli, CTRL J per duplicare, poi adesso dobbiamo visualizzare, vedete qui i nostri righelli, se non li avete dovete andare in visualizza e poi spuntare qui i righelli oppure i tasti di scelta rapida, CTRL R. Poi per trovare il punto preciso centrale della nostra immagine possiamo premere CTRL T. Vedete, poi col tasto sinistro del mouse selezioniamo qui tre righelli, portiamo giù la nostra linea guida, il nostro righello, vedete, sia orizzontale che verticale, e lo posizioniamo perfettamente al centro. Se non visualizzate nella griglia, nelle linee guida, vedete qui dei righelli, potete premere CTRL H, vedete, CTRL H fa sparire, scomparire la visualizzazione, CTRL H rivediamo i nostri righelli. Ora portiamo il colore di primo piano bianco, vedete, cliccando qui sulle due freccette. Poi andiamo a prendere lo strumento rettangolo arrotondato, scegliamo qui su in alto, vedete, forma, riempimento naturalmente è bianco, traccia nessuno, poi andiamo qui nelle impostazioni e scegliamo dimensione fissa e selezioniamo anche dal centro, però dobbiamo impostare 47 pixel per larghezza e 11 di altezza. Poi ci posizioniamo col mouse, vedete qui, proprio al centro perfetto, clicchiamo col tasto sinistro del mouse e si crea, vedete, la nostra forma. Adesso qui ci chiede ancora la larghezza, mettiamo ancora 47 e mettiamo ancora 11 e premiamo OK. Ora premiamo CTRL H, vedete, per togliere la visualizzazione delle nostre linee guida, poi andiamo in modifica. E poi clicchiamo su Definisci pattern e qui scriviamo equalizzatore. Premiamo OK e a questo punto adesso possiamo chiudere la nostra immagine. Poi apriamo una nuova immagine e questa volta scriviamo larghezza 1280, poi altezza 720. Poi risoluzione lasciamo 150 e premiamo OK. Ora però porto qui, vedete, i livelli che per vedere bene, poi adesso porto giù anche l'immagine, allargo. Ecco qua, abbiamo il nostro sfondo bianco, vedete, andiamo a creare un livello di regolazione, clicchiamo e prendiamo Pattern. Vedete, riempiamo col pattern che abbiamo appena salvato. Premiamo OK, poi andiamo nei canali e poi qui dobbiamo selezionare, vedete, carica canale come selezione. Poi ritorniamo nei nostri livelli, poi andiamo in selezione e poi qui facciamo salva selezione e salviamo sempre col nome di equalizzatore. Premiamo OK. Ora possiamo eliminare, vedete, questo livello di regolazione, poi creiamo un nuovo livello, su questo nuovo livello creiamo una maschera, ci posizioniamo, vedete, sul nostro sfondo e riempiamo di nero, quindi abbiamo il nero come sottofondo, CTRL e Backspace e riempiamo di nero. Adesso ci posizioniamo sul primo livello, livello numero 1, poi andiamo a prendere, guardate, lo strumento sfumatura e scegliamo come sfumatura, vedete, questa qui che viene chiamata spettro. Se non le avete, naturalmente potete andare nelle impostazioni, cliccare la rotellina e vedete qui abbiamo spettri, caricare
le sfumature di spettri. Allora, dunque, prendo il mio spettro, poi mi posiziono qui dalla parte sinistra, premo il tasto maiuscolo e poi vado verso destra, vedete, e creo questa sfumatura. Ora dobbiamo creare le nostre righe dell'equalizzatore e quindi cancellare delle parti che non ci interessano. E abbiamo varie possibilità. Guardate, io vi faccio vedere le varie possibilità e poi dopo scegliete quella che più vi piace. Dunque, ora possiamo andare a prendere lo strumento selezione rettangolare. Poi vedete, possiamo selezionare una parte qui della prima riga. Vedete? E poi dobbiamo scegliere, guardate qui, aggiunge la selezione, adesso però mi avvicino, poi selezioniamo sempre un'altra parte e dobbiamo stare attenti, adesso mi avvicino, vedete che la nostra selezione non cancelli parte dei nostri rettangolini, vedete, dobbiamo sempre inserire la nostra selezione nelle parti nere. Arrivati a questo punto, possiamo sempre, naturalmente selezioniamo qui la nostra maschera e riempiamo di nero. Quindi abbiamo nero come sottofondo, premiamo CTRL Backspace, vedete, riempiamo di nero. Oppure un'altra possibilità è questa qui, adesso torno indietro, deseleziono, poi adesso mi allontano un attimo, possiamo fare anche in questo modo, sempre stando qui sulla nostra maschera, vedete, andiamo a prendere un pennello, poi scegliete un pennello di questi qui quadrati, anche questo se non l'avete dovete andare sempre qui nelle impostazioni e caricare pennelli quadrati. Poi scegliamo il più grande, però mettiamo ad esempio 52 come grandezza in pixel, vedete? Poi impostiamo il colore però di primo piano nero, clicchiamo, vedete qua all'inizio, premiamo il tasto maiuscolo, ci posizioniamo dove vogliamo noi e riclicchiamo e vedete cancelliamo le varie righe e direi che questa forse è la migliore cosa che possiamo fare. Vedete, mi posiziono qui e cancello. Vedete, sempre in questo modo qua. Poi, per esempio, adesso mi posiziono un po' più basso e cancello. Vedete, qui ho lasciato una stisciolina e ricancello. E fate in questo modo fino a creare il vostro equalizzatore. Quando avete terminato tutto il vostro lavoro, duplichiamo questo livello, quindi CTRL J. Lo duplichiamo, ci posizioniamo nel livello sottostante, poi andiamo a prendere lo strumento filtro, scusate, poi sfocatura, effetto movimento. Qui effetto movimento, adesso mettiamo 90. E poi come distanza invece abbassiamo qui, è molto alto, portiamo a 400. Vedete voi, guardate, allora adesso sposto così vediamo bene. Sì, direi che 400, facciamo 430. Ok, e premiamo ok. Ora ci posizioniamo sul primo livello e premiamo i tasti maiuscolo, CTRL, ALT, E, vedete? Creiamo un unico livello con tutti i livelli sottostanti. Ora torniamo nei nostri canali, con CTRL, vedete, clicchiamo sulla miniatura qui del nuovo canale che abbiamo salvato come equalizzatore, selezioniamo il tutto. Torniamo nei nostri livelli, rimaniamo sempre qui nel nostro ultimo livello e premiamo CTRL J. Adesso possiamo, vedete, prendere i livelli sottostanti, 1, 2, 3, sempre con CTRL e poi lasciamo andare il tasto CTRL, tasto sinistro del mouse, eliminiamo questi tre livelli. Ed ecco qua creato, vedete, il nostro equalizzatore. Naturalmente poi lascio a voi il libero sfogo di inserire qualsiasi scritta o inserire qualsiasi oggetto nella vostra immagine, o un logo, eccetera. Non mi resta che salutarvi, ci vediamo al prossimo tutorial. Arrivederci.